Io non commento le immagini, non condivido il metodo di fanpage. Già un'altra inchiesta simile è stata diciamo, anche insomma, biasimata dal sistema della comunicazione. Nel merito condanniamo ogni forma, assolutamente ogni forma di intolleranza, di razzismo, solidarietà alla amica senatrice Ester Mieli, ma come la giurisprudenza ci insegna, le responsabilità anche diciamo, generali sono sempre individuali. Quindi non si può criminalizzare un'organizzazione giovanile come Gioventù Nazionale per l'errore di alcuni che appunto poi sono stati anche responsabili di quello che hanno commesso. Una riflessione, no, onorevole, su comunque la sottocultura che c'è all'interno di poche Assolutamente parti, no, non va sicuramente. generalizzato, sono errori di singoli, potrei risponderle come potrei rispondere a Bonelli di preoccuparsi dei centri sociali che Però sono diversi, perché non sono propagandano. organi di partito, onorevole. Se la faccio da solo l'intervista, va Però bene? sono cose diverse. Un attimo, solo Ma innanzitutto lei di chi è, scusi? La presso. Un attimo, una cosa sola. Sbaglio domande, faccia pure risposte. Però sono organi diversi. I centri sociali e gli organi di partito sono diversi. No, non Comunque sono una gioventù, comunque una Ma gioventù la di vedo molto, partito. ma lei è un militante? Assolutamente no, Lei è sono un la vedo molto appassionato, che cos'è? Di giornalista. quale collettivo fa Non parte? faccio parte di nessun Allora, collettivo, ho mai faccia fatto politica in vita mia. giornalista. Allora, faccia giornalista. Però. La Camera alla amica Ester Mieli e a differenza appunto dei centri sociali che la sinistra non condanna mai, noi prendiamo ovviamente le distanze, ma non criminalizziamo e non si può criminalizzare Gioventù Nazionale. E chi lo fa sbaglia perché crea un clima nella nostra nazione di assoluto opposto estremismo. Considerate, e io approfitto di questa occasione per biasimare e chiedere ragione di questo, che Formigli e Saviano vanno in giro a fare queste messe in scena, perché così vanno chiamate, con la base di un famoso gruppo musicale che riprende uno slogan terribile degli anni 70, quando vedi un punto nero spara a vista. Ecco, se questa non è istigazione all'odio e alla violenza. Però i saluti romani, i cori che inneggiano al La fascismo, al comunità ebraica ha nazismo. chiesto un intervento ufficiale. Abbiamo detto, io non mi occupo di Gioventù Nazionale, ho un altro incarico, ma è stato già stigmatizzato ufficialmente addirittura dal Presidente del Senato, che come sappiamo è la seconda carica dello Stato. Però Dopodiché io vi invito a fare, e invito anche Fanpage a fare la stessa inchiesta nei collettivi e nei centri sociali e si scoprirà che lì ci vanno anche i brigatisti a Sì, fare, ma gli non ex sono brigatisti finanziati, a non sono fare. finanziati dalla politica. Neanche noi siamo finanziati dalla No, politica. Gioventù Gioventù Nazionale sì. Nazionale è un'organizzazione giovanile, quindi non è finanziata dalla politica.